Questa settimana l'arte del Vangelo racconta la guarigione del cieco nato. Cominciamo con l'opera di Domenico Theotokopoulos, detto El Greco, denominata Guarigione del cieco, circa 1573, ora presso la collezione Farnese a Parma. Vissuto tra il 1541 e il 1614, Dominicus Theotokopoulos, detto El Greco, durante la sua permanenza a Venezia, non dimentichiamo che era nato a Creta, allora dominio veneziano, è vissuto in Italia e soprattutto in Spagna. La scena centrale del dipinto di El Greco descrive il momento nel quale Gesù, in primo piano, apre gli occhi a un cieco. Nel piccolo dipinto lo spazio è ampliato a dismisura grazie a un pavimento a quadretti che conduce lo sguardo lontano nella fuga prospettica del porticato di un tempio e nello scorcio di due edifici rinascimentali che poi proseguono nerudiri con arcate a cannocchiale. Il cielo nuvoloso grava a pochi palmi dalle figure sulla piazza che, rese a tocchi rapidi di pennello, animano la scena. Il dipinto presenta contemporaneamente varie scene. I farisei si scandalizzano. Il gesto di Gesù viola apertamente la sacralità del sabato espressa dalla legge di Mosè e sono rappresentati mentre scivolano nelle tenebre della incredulità. Il cieco invece si apre progressivamente alla luce della rivelazione. Gesù fa un gesto, ma occorre che il cieco compia a sua volta un'azione. Diversamente che nei Vangeli sinottici, qui il cieco è descritto come tale sin dalla sua nascita. Egli è dunque il segno della presenza messianica di Gesù. Paradossalmente, sono invece i farisei, esperti delle scritture e quindi convinti di saper vedere chiaramente in esse, a divenire ciechi. È il giorno dei Purim, il rovesciamento delle sorti, ben noto nella Bibbia, come ad esempio nel libro di Ester e nella festa annuale che da esso trae origine. Di Emmanuel Tsanes Bunyalis presento l'icona Guarigione del cieco risalente al XVII secolo. Monaco e agiografo e pittore, originario di Furnadi Agrafi in Macedonia, è vissuto sul monte Athos tra il 1701 e il 1733. Qui affrescò la cappella di San Giovanni presso la chiesa del Protaton. Compilò un manuale di pittura, Ermeneia tes zoographiches technes, un manoscritto redatto appunto sul monte Athos, pubblicato nel 1909 e tradotto in italiano nel 1971. Un manuale che, accanto alle ricette tecniche, fornisce una ricchissima raccolta di norme iconografiche. Conosciuto in Occidente a partire dal 1839, fu creduto dapprima un manoscritto del secolo XV,
riportante norme e comportamenti molto più antichi. Si è scoperto poi che era un testo del Settecento, manipolato per scopi truffaldini. È comunque importante per comprendere la situazione culturale tardo-bizantina di impronta veneto-cretese. Cristo guarisce un cieco nato. Una strada che parte dalla città di Gerusalemme e su di essa un giovane cieco appoggiato a un bastone con una borsa a tracolla, le dita dei piedi che sporgono dai sandali. Davanti a lui c'è Cristo con gli apostoli. Poco più là un pozzo d'acqua in cui il cieco si lava gli occhi. Le figure centrali dell'icona sono il cieco e Cristo. Cieco dalla nascita è come chi dorme, per il quale la luce non è ancora sorta, come sta scritto: «Svegliati, tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo risplenderà su di te». Efesini, capitolo 5, versetto 14. Non avendo luce, è come uno che conosce tutte le cose solo indirettamente, esposto a tutte le conseguenze di bene e di male che il contatto con esse può portare. Cristo, alla presenza di attoniti apostoli, segno della Chiesa che accompagna il rinato, spalma gli occhi del cielo con terra mista a saliva, che è un rimando al gesto biblico di creare l'uomo, plasmandolo nuovamente. Sullo sfondo c'è il cieco che si lava, ma prima di arrivarci deve ancora andare, in obbedienza alle parole di Gesù, nel buio in cui si trova ancora. E quando si laverà con l'acqua, vedrà le cose come prima non le conosceva. La piscina di Siloe, menzionata nel nome, che si traduce come inviato, è un simbolo dello Spirito Santo che dà la vita e la luce della verità. Lo Spirito che Gesù manda dal Padre dopo la sua resurrezione è anche simbolo dell'acqua del battesimo, come essere immersi nella morte di Cristo attraverso la quale si riceve nuova vita. L'acqua di Siloe è menzionata anche nel libro di Isaia, indicando che è un ruscello a Gerusalemme che scorre dolcemente e che il popolo di Gerusalemme disprezzava. Isaia, capitolo 8, versetti 5. Una volta guarito, il cieco testimonia ai farisei e a tutto il popolo colui che gli ha aperto gli occhi. Non sa ancora chi sia realmente l'uomo chiamato Gesù. Solo ora, tra le prove che sperimenta, tra le domande e la incredulità degli altri, inizia per lui il cammino di una conoscenza più profonda, che lo porterà a confessare la sua fede nel Figlio dell'uomo con le parole «Credo, Signore», e a prostrarsi davanti a lui pieno di riverenza e di adorazione. Puoi leggere questo brano nel Vangelo di Giovanni al capitolo 9, versetti 1-41. Thank you.